Guardate! Chapayev! Ci hanno cacciato via dal villaggio! Cacciati via? E i moschetti dove li avete messi? Sono rimasti laggiù! Avanti! Via! Avanti! Dove sta? L'hai trovato? Vassili Ivanovich, compagno comandante. L'ho buttato nel fiume mentre scappavamo dal villaggio. Ripescalo. E tu? La mitragliatrice, dove l'hai messa? Vastukov. L'ho nascosta, compagno comandante. Sta qua sotto, lungo la sponda del fiume. La ritrovo subito. Grazie, amici, per quanto avete fatto fino ad oggi. I moschetti devono essere tutti recuperati entro stasera. E adesso, rompete le righe! Commissario della divisione. Lo sapevo. Sono arrivate le reclute, tutti volontari. Uè, bene arrivata. Ben trovato. Che fai? Sei mitragliere? Posso essere anche mitragliere. Che ti importa? Siete arrivati al momento buono. Ho appena ricevuto degli ordini dal generale Frunze. Domani passiamo all'offensiva. Che cosa fanno laggiù? Stanno facendo il bagno. È molto caldo. Dicami che mi roba, ci sta
Chapayev! Chapayev deve meditare in silenzio. Il reggimento di Pugachev avanza da mezzanotte, mentre quello di Ryazan rimane di riserva. Possiamo essere certi che prima delle 9 di domattina il villaggio di Lomiginskaya sarà nelle nostre mani. Anche tu ne sei certo, Yelan? Io penso che sfondare l'ala destra è indispensabile. Non credi? Sì, ma che ne pensa il commissario? Io penso... Ecco, io penserei... Ma il comandante ha già preso un'altra decisione, che secondo me è piena di buonsenso. Infatti. Ma adesso sputiamo soprattutto quanto... abbiamo detto fino ad ora. Ascoltate bene il mio piano. Avanzeremo dai due lati. Il fiume non può essere attraversato a guado. Bisogna servirsi del ponte. Il ponte resiste, lo conosco bene. L'attacco comincia esattamente alle 5 del mattino. Un gioco da bambini. Dunque. Sei ferito? Ho una pallottola nel braccio. Cretino. Sei l'unico comandante di brigata. E devi essere pronto a sostituirmi se crepo. Non puoi esporre la pelle alla prima pallottola che ti fischia accanto. Devi essere prudente. Giusto. Ma come si fa a dire alle pallottole che non debbano mai pizzicare quello che comanda? Quelle cascano dove capita. Cascano dove si vuole che caschino. Non ce l'hai un po' di sale nella zucca? Perché non lo adoperi, eh? Vieni. Ecco qua. State a vedere. Se passa un reparto in ordine di marcia, dove deve stare il comandante? Davanti, sul cavallo più focoso. Se poi salta fuori il nemico e apre il fuoco dell'artiglieria, dove sta il comandante? Può restare al suo posto, davanti, perché devi sapere che i cannoni non sparano mai su un uomo solo. Ma se il nemico mette in funzione le mitragliatrici, dove sta il comandante? Supponiamo che qui ci siano 10 mitragliatrici. E qui 2. Dillo tu. Qui, dove ce n'è 10? No, pensaci bene. Dove ti pizzicano più facilmente? Qui, dove sono 10. Quindi devi stare qui, dove ce ne sono 2. Perché, vedi, se cade il comandante, è finita anche per i soldati, capisci? Proseguiamo. Se il nemico passa all'attacco, dove sta il comandante? Davanti. No, niente affatto. Deve portarsi subito alle spalle del suo reparto e cercare un punto elevato dal quale osservare tutto il campo di battaglia ed evitare che assalgano il reparto dai fianchi. Se poi, con un'energica azione del reparto e del suo comandante, il nemico è respinto, è messo in fuga e subito il reparto insegue il nemico che fugge in preda al panico. Dove deve essere il comandante? Nuovamente davanti, per precedere al galoppo i suoi uomini alle spalle del nemico e conquistare la città. Ci vuole giudizio. E bisogna riflettere. Ah, quante storie racconti, compagno comandante. Quando è necessario di andare allo sbaraglio, sei sempre il primo che si butta nella mischia. Sì, certo, se è necessario.
Quella si chiama Nuca. Queste, indovina un po', sono le guancette. E tu che cosa saresti? Nuca, guancette, che razza di eroe! C'è poco da scherzare. Siete tutti uguali, voi uomini di Ciapaia. Solo con le donne sapete fare gli eroi. Gli eroi lasciali stare dove sono, sfacciata. Uno di questi giorni ti faccio vedere io come si fa a prendere un prigioniero. E quando meno te l'aspetti. Oh, si vedrà se quel prigioniero vorrà farsi prendere proprio da te. E adesso stai qui, che mi devi insegnare come si fa a sparare. Questo è il tuo dovere, pelandrone. Allora, queste si chiamano guancette, guance. Guancette. È così che si chiamano. Germanico, ho avuto l'onore di battermi col generale von Ludendorff. E qui invece lo sanno tutti che quel Ciapaev è soltanto un piccolo sergente. Aspetti a scherzare. Lei è giovane, tenente. Ciapaev è un nemico che fa anche troppo sul serio. E per noi la sua fama e il suo prestigio sono ugualmente pericolosi. Petrovic, portami la posta, per favore. Signor sì, signor colonnello. Scusi, signor colonnello, non le pare che i suoi rapporti col suo attendente siano un po' troppo, come dire... Patriarcali, lei intende, vero? Patriarcali, tutt'altro. Mi devo adeguare alla nuova situazione. I tempi mutano, e mutano anche i rapporti umani, caro tenente. Peccato che lei ancora non lo capisca. Quando va all'attacco, si guardi bene alle spalle o si buscherà una pallottola nel groppone. Tutti dobbiamo guardarci le spalle. Io non ne ho bisogno. Petrovic è con me dal 1914. È stato con me su tutti i fronti. Grida! Che ci vuole ammazzare! Vuole far fuori tutti! Sì! Ci vuole morti! Grida? Chi grida? Perché? Ciapaev! Contro tutti e due! Tutte e due! Ci vuole ammazzare! Ma per quale motivo? Ecco, ti dirò che... Da Ciapaev è arrivato un contadino, un suo compaesano, uno stregone di campagna. E allora Ciapaev vuole... Esige, pretende. Sì, insomma, pretende che esaminiamo questo ciarlatano e che lo nominiamo dottore, come me. E allora, scusate, io ho detto, è impossibile che un veterinario o un infermiere permettano che un miserabile stregone di campagna diventi dottore.
ci ha insultati tutti quanti. E strillava. Figli di cani, maledetti. Non basta. Vi conosco molto bene, ha detto. Che ha detto? Tutti figli di cane siete. Traditori. Non volete che un contadino diventi dottore? Mettetelo alla prova. E rilasciategli subito un diploma. Se volete aver salva la vita. E intendo che il diploma sia in perfetta regola. Se no, dice, nella mia pistola ho 7 fulmini del cielo. E 2, ricordate, li spreco per voi. Ah, sono qui i piccioncini. Sono venuti a protestare. Poveri. Brutte carogne, avanzi di galera, avanti, marsch! E tu? Di un po', sei come loro, intellettuale, marcio e presuntuoso. Ma non possono fare altro. E io dico che possono fare altro, e che devono farlo. Ma cos'è questa storia? Chi ha detto che un contadino non può diventare dottore se quei due non vogliono? Chi l'ha detto, eh? Lo mettano alla prova e gli diano un diploma in piena regola. Ma cerca di capire quei poveri diavoli. Non è colpa loro se non possono. Insomma, se non hanno il diritto di rilasciare un regolare diploma con tutte le firme. Anche tu. Anche tu ti metti contro Chapayev. Ti ammazzo, farabutto! Alessandro il Macedone, anche lui era un grande condottiero, ma non fracassava gli sgabelli, te l'assicuro. Macedone, un condottiero. Chi è? Perché non ne so niente? Tutti i grandi condottieri del mondo io li conosco. Garibaldi, Napoleone, Suvorov, ma questo Macedone, sì. Chi è? Perché non l'ho mai sentito nominare? Beh, siamo in pochi a conoscerlo. Sono più di 2000 anni che Alessandro è morto. Sì, ma se lo conosci tu, bisogna che lo conosca anch'io. Sai, sono un contadino e ho imparato a leggere solo 2 anni fa. Senti, commissario, raccontami. Dimmi chi era questo Alessandro il Macedone. Beh, se vuoi, posso farlo. Dunque, attenzione, mio bel generale. Eh? È un pezzo che te lo volevo dire. Dovresti stare un po' più in ordine. A vederti sembri un mendicante sporco e impatacato. Ormai sei comandante di un'unità regolare dell'esercito e devi dare l'esempio ai tuoi uomini. Ma allora quel tuo Alessandro il Macedone combatteva sempre in guanti bianchi? Ah, ma non andava in giro vestito come uno straccione? E tu che ne sai, eh? Sei vissuto 2000 anni fa. Sei più ignorante di me. Quando le retrovie sono ben solide, la vittoria è sicura, dice Lenin. E in questo il capo dei bolscevichi ha ragione. Ma da noi, al quartiere generale del Comando Supremo, invece di rinforzare le retrovie,
anche questa volta purtroppo si spartiscono la pelle dell'orso quando l'orso è ancora vivo. Chi è? Posso entrare, signor colonnello? Sì, la firma è mia. Non posso farci nulla, Petrovic. È il regolamento. E poi per i disertori l'ordine parte dallo Stato Maggiore. Io devo solo trasmetterlo, lo sai bene anche tu. Un momento. Questo chi è? Un parente tuo? È mio fratello. Contadini si ribellano. Che succede? Quelli del terzo battaglione saccheggiano tutte le case. Cerca il comandante Zikariev e portalo qua da me. Sì. Nonnina! In guerra anche un porcellino è una benedizione. Maledetto soldataccio, ladro che non sei altro! Hai visto? Ci vogliono rovinare. È una vera giostra per noi poveri diavoli. I bianchi saccheggiano, i rossi saccheggiano anche loro. Ma dove deve cacciarsi un contadino? Arrivano, urrà, urrà! Altro che urrà. Per noi va sempre male. I tuoi uomini stanno saccheggiando il villaggio casa per casa. E tu lo permetti? Io? Non so niente io. Già, ma capisci che cosa vuol dire questo per noi? Domani ne riparleremo. Intanto ti metto agli arresti. Ti metti agli arresti? Me forse? Agli arresti un comandante! Lo sai che non si scherza con certi balocchi? Idiota. Giù, arrestatelo. Thank you.
Voglio che sia restituito tutto. Tutto quanto. Agli arresti. Lo sapevi che Gikariev era un mio compagno d'armi? Lo sapevo. E l'hai messo agli arresti? Hai osato far questo tu, burattino di cartapesta? Non sai che i suoi uomini saccheggiano le case del villaggio? Non ti riguarda! Ciò che permette lui, solo io posso proibirlo. Capito? Non si può. Non posso lasciarti passare. Io sono Chapayev! Lo capisci, sì o no, che io sono Chapayev? E ora dimmi un po' chi sei tu. Dimmi chi ti ha mandato qui con noi. Ti fa comodo la gloria degli altri? Va fuori, vigliacco! Va fuori dai piedi, va al diavolo! La tua gloria non mi serve affatto. E dalla divisione mi potrebbe richiamare soltanto chi mi ci ha mandato. Il comando. Anche tu sei un rivoluzionario. Mi dovresti capire. Amici, cittadini, soldati rossi, qua dentro. Chi di voi è Chapayev? Sono io. Dici la verità? Sì, la verità. Sono proprio io. Bravo. E allora stai a sentire. Grazie tante, Vassili Ivanovic. Grazie. I tuoi uomini ci hanno restituito la nostra roba. Ci hanno restituito proprio tutto. Però, dico, che razza di giostra. Vengono i bianchi e saccheggiano. I rossi... Anche i rossi, scusate se lo dico, ci saccheggiano le case. Ma... dove va a finire un povero contadino? Li senti? Ma io sono venuto a ringraziare te, Vassili Ivanovic, ti ringrazio. E tante grazie da tutta la comunità. Commissario, raduno il popolo.
Devo parlare a tutto il villaggio. Sta bene. Oi, comandante, il commissario è in gamba. E io che credevo... Che cosa credevi tu? Lo sai che da Ciappaev non spediscono il primo cretino che hanno sotto mano. Devono metterselo bene in testa. Tutti gli uomini. È una vergogna per questa nostra divisione. Per tutto l'esercito rosso. Lo capite? Chi danneggiate? Chi volete derubare? Lo sapete, compagni? È il nostro contadino che saccheggiate. È così che lo difendete, è così che lo proteggete. Contro la miseria? Contro gli sfruttatori? Rispondete. Non avete orgoglio, non siete soldati, eh? È questa dunque la nostra gloria? Sono forse dei banditi? Gli uomini di Ciappaev? Su, guardatemi. Eroi. Io farò fucilare subito sul posto chiunque sarà sorpreso a saccheggiare. Io stesso, con la mia stessa mano, ucciderò quel vile. Ma se dovessi sbagliare, uccidete me. Non risparmiate Ciappaev, perché io sono il vostro comandante. Ma solo nell'esercito. Fuori dell'esercito sono il vostro compagno. Vieni da me in piena notte, a mezzanotte, quando vuoi, e se bevo il tè, siedi anche tu a bere il tè. Se sono a cena, bene, siedi a cena anche tu. Ecco che comandante sono io. Dico bene? È giusto questo? Ma badate, dovete rigare diritto. Perché io non ho fatto l'accademia. Non l'ho potuta terminare. Tu parla. Ecco, senti, Ciappaev, i contadini sono in dubbio. Tu sei per i bolscevichi o per i comunisti? Che cosa? Ecco, noi domandiamo, sei per i bolscevichi o per i comunisti? Io sono per l'Internazionale. Scusa, Vassili Ivanovic. Eh? Ma tu per quale saresti? Per la seconda o per la terza? La seconda e la terza cosa? Ma l'Internazionale. L'Internazionale è quella per cui si deve stare e per quella sto. Ma per quale stai? Per la seconda o per la terza? E Lenin per quale sta? La terza. Beh, l'ha creata lui, la terza internazionale. Allora sto anch'io per la terza. Hai imparato molto presto. Brava anche. Ora la tecnica la conosci. Adesso la Maxim sarà la tua migliore amica. Sì.
Sì, ma spero che non sarai il solo amico che avrò. Dici che siamo eroi soltanto con le donne, ma io invece vado a caccia di bianchi. È vero. Chapayev e il commissario m'hanno affidato una missione di fiducia. Vogliono un prigioniero. Ma riuscirai? Io riesco in tutto. Le tue cartucce le ho prese io. Butta via il fucile. E niente scherzi. E allora? La pesca è andata male, vero? Che ci volevi fare? La zuppa? Per Michka. Per chi? Per Michka. Per mio fratello che deve morire. Vuole la zuppa di pesce. Cosa, è ferito tuo fratello? No. L'hanno frustato. L'hanno frustato a morte. E tu fai loro il servo. Mio fratello muore. Ha chiesto la zuppa. Lasciami andare da lui.
L'hai lasciato andare. Sì, Chapayev, l'ho lasciato andare. Ma ho portato via il suo fucile. Cosa? Imbecille. Al tribunale. Ecco dove andrai. Sì. Fammi pure processare, Chapayev. E adesso mettiti un po' in ordine. È una vergogna. Che cos'è questa giubba sbottonata? Ti rendi conto che appartieni a un esercito regolare? Sei il mio attendente. Tu devi dare l'esempio agli altri e vai in giro come un mendicante. Vattene via. Ti vedrò in tribunale. Faceva il falegname e ora è il nostro comandante. Che dici? E che comandante? Figurati che il generale Frunz voleva metterlo a capo di un'armata. Gli disse: Chapayev, tu ed io. Ma Chapayev ha rifiutato. Accidenti. Eh già, vuol comandare con la sua testa lui e ha ragione. Dici sul serio? Ma certo. Chi va? Ma che ti viene in mente, cretino? Dagli il tempo di rispondere. Mica preso. Che non dormiate va bene, ma sparare a vuoto questo no. Perché se spari, devi colpire. Tutto calmo? Niente di niente nuovo, commissario. Mani in alto! Sei una spia.
Cercavo di voi. Poco fa uno dei vostri mi ha catturato e poi liberato. Sono venuto di mia iniziativa. Sei il bianco di Pietka. Su, consegna le armi. Allora, secondo le tue informazioni, l'offensiva è fissata per domani. Signor sì. Reparti d'ufficiali, hai detto? Ufficiali di Kappel? Signor sì. Hanno inventato una nuova tattica. Un sistema nuovo. Psicologico, che so io. Pietka, porta l'amico in fureria. Per adesso rimanga in cucina. Su, andiamo. Quasi, quasi per colpa tua, lo sai che finivo sotto processo? Che ne pensa il commissario? Hanno intenzione di fermarci passando per primi al contrattacco. E per questo stanno preparando un gruppo di unità d'assalto. Sì. E dimmi, che ne pensa il comandante? Niente. Li fermeremo. Vado a dare disposizioni. Mi raggiungi? Psicologico. Maledetti, le inventano tutte. Allora, comandante, domani c'è battaglia? Così dicono. Ma tu perché non dormi? Già, dormire. Così poi dici, dormivano tutti, ma hanno lasciato solo a combattere contro i cosacchi. Perché non dormi tu, invece? Va a dormire, su, pettegolo. E tu non dormi? Ma che cosa sei? L'ispettore? Ci mancava il commissario del sonno a romperci le scatole. Stiamo molto male. E anche gli uomini del resto sono piuttosto pochini. Ma non importa, non importa, non importa.
Comandante, più ti guardo e più penso che io della tua mente non saprò mai capire un bel nulla. Un Napoleone. Proprio un Napoleone. Peggio, Pietka, peggio. Per Napoleone era molto più facile. Non aveva mitragliatrici, non aveva aeroplani, una pacchia. Anche a me, in questi giorni, hanno mandato un aeroplano. Lasciamo andare, sarà meglio mettersi a fare un solitario. Comandante, ma tu, un'armata, la sapresti comandare sul serio? Come no? È tutto un fronte. E come no, Pietka, come no? E tutte le forze armate della Repubblica le sapresti comandare? Studierei un poco e poi saprei comandare anche le forze armate della Repubblica. E con le armate di tutto il mondo, Vasil Ivanovich, te la caveresti? No, non me la caverei. Perché non conosco le lingue. E adesso basta con le chiacchiere, sei cattore che non sei altro. Preparatevi, perché tra mezz'ora comincia l'attacco. Sono tutti ai loro posti? Tutti, meno il comandante dello squadrone. Zhukov. Non è possibile che non sia qui. Pietka! Vallo a cercare tu. Vado. Le cartucce, di un po'. Le cartucce basteranno? Dipende. In una vera battaglia non basterebbero neppure per mezz'ora, te lo dico io. Prendi questo, disgraziato. Chapayev, lo squadrone è in rivolta. Hanno ucciso il comandante. Cosa? Hanno ucciso Zhukov. Non andar solo! Raduna i tuoi uomini! Non ho tempo! Pensate a quello che fate! Perché volete disertare? Bisogna combattere! Se disertate fate una brutta fine! Se ci batteremo, tutto verrà sistemato! Vacci tu in guerra e lasciate in pace noi! Volete fare la fine degli sbandati? Dei vigliacchi? Via! Dei traditori? Basta! Andiamo a casa! Abbiamo combattuto abbastanza! È ora che vadano anche gli altri a fare la guerra, non vi pare? Benissimo! Niente più guerre! Siamo stanchi di questa vita! Vogliamo tornare a casa! Siamo stanchi! Andiamo a casa! I figli del popolo non hanno paura di dare la vita per la vittoria della nostra causa. E voi ora? Pagherete col sangue la vostra colpa. Seguitemi. Io vado avanti.
Chi ha sparato? Chi ha sparato? Siamo stati noi, comandante. E abbiamo liquidato quello lì. All'attacco! Uè, dimmelo tu, perché gli uomini vanno a morire? Perché? Perché, già. Perché per vivere meglio. Tutti vogliono vivere una vita migliore. Sono quelli di Kappa, un reggimento d'ufficiali. Ma Chapayev dov'è? Marciano bene. Sono gli intellettuali. Yeah!
Avanti! Hai visto lì che disegni, eh? Figli di cani, mi sfottono. Sì, ma è più interessante leggere quello che scrivono di te. Già. Pietka, metti da parte questa roba. Mi hai fatto chiamare, comandante? Sì. Proprio te, madamina. Non sai sparare o ti si inceppa la mitragliatrice? Non si è inceppata. Se non si è inceppata, perché non hai sparato? Aspettavo. Cosa aspettavi? Che mi venissero proprio sotto. Ah, è così, brava. Spari molto bene. Complimenti. Pietka! Dammi qua. Prendilo per ricordo. E vieni a bere il tè. Non una parola di più. Che vuoi farci? È un'offesa che non digerisco. Non hanno soltanto la tua divisione, non hanno un solo fronte. Avranno bisogno di me. Se non fosse per Frunze, non ti lascerei andar via.
Vasilij Ivanovich è il nuovo commissario. Ma già vi conoscete. Questa è la dislocazione dei reparti rossi. Il comando e l'ufficiale politico sono a Libicensk. Il grosso della divisione con Yelan è a Sakharnaya. Già. Allora, come vede, il comando è lontano dal fronte e il passaggio dalla parte della steppa di Cicinski è libero. Vostra Eccellenza comprenderà che questa è l'unica occasione per liquidare Chapaya. Sì, questa è la nostra ultima carta. Bisogna eliminare Chapaya e fare qualsiasi sacrificio pur di non perdere Libicensky. Non abbiamo altra via d'uscita. Dobbiamo contare su un ufficiale coraggioso, un fegataccio, che sappia comandare questa operazione. A chi mi propone di affidarla, colonnello? Mi sentirei profondamente orgoglioso e onorato se Vostra Eccellenza volesse affidare a me questo grave incarico. Veramente non potrei desiderare di meglio. A lei, colonnello, e al suo valore affido le sorti del nostro fronte. Probabilmente lei saprà che il comando alleato ha posto sulla testa di Chapayev una taglia di 20.000 rubli. Eccellenza, il comando alleato avrebbe interesse a pagare anche un premio maggiore. Infatti dietro c'è Guriev e dietro Guriev c'è il petrolio. Chapayev, eh? La notte è fonda.
Bisogna raddoppiare la guardia. I cosacchi sono scappati via, che parevano lepri e non si faranno più vedere. Questo te lo garantisco io. Sta attento, Chapayev. Va bene, va bene. Raddoppia pure i posti di guardia se ti fa piacere. Siete felici, tu e Pietka. Siete giovani. Avete tutta la vita davanti. Perché? Tu saresti vecchio, Chapayev? Vecchio o non vecchio, non sono come il tuo Pietka. Voi vi sposerete. Vi metterete a lavorare. La guerra un giorno finirà. E la vita allora sarà meravigliosa. La vita sarà così meravigliosa che a nessuno converrà morire. Certe cose non si ha mai il tempo di pensare come si dovrebbe. O muoiono loro o moriamo noi. No, noi no, loro. Ma perché non canti più? Pietka, coraggio.
Tace, signor colonnello. Via libera.
arrabbiarci. Chapayev non si è dovuto ritirare mai. Lasciatemi! Posso nuotare da solo!